ci fa capire come si può essere obbedienti anche nella sofferenza, ma nello stesso tempo non rinunciare anche ad usare l'intelligenza. Ed è anche una figura di grande educatore, padre Marella, un educatore che guarda sia all'istruzione ma anche ad aprire un futuro ai giovani. Quindi ci interpella tanto, perché ci fa capire anche dopo la pandemia che è possibile ricostruire, è possibile ricominciare senza ignorare la sofferenza, ma facendola diventare un'occasione di grazia. Io lo ricordo, ero abbastanza giovane, ma io ricordo perfettamente all'angolo di Via Orefici che chiedeva l'elemosina col suo cappello, e con la mia mamma, io avevo 8-10 anni, gli davamo sempre un'offerta. Noi come gruppo di preghiera ci troviamo tutti i sabati nella chiesa di Padre Marella, preghiamo e quindi siamo vicini un po' alla realtà di Padre Marella, e abbiamo proprio nella chiesa, c'è una bellissima vetrofania, un bellissimo vetro con l'immagine di Padre Marella. È molto significativa proprio questo padre che dona il pane, pane che è anche eucaristia, è anche comunione. Quindi è questo il ricordo che ho tutti i giorni, ecco, davanti a questa cosa. Ha una personalità che ha scritto delle pagine straordinarie, pagine di vicinanza agli ultimi, di impegno concreto per l'equità sociale, per la solidarietà, della capacità di dimostrare come la propria fede e i propri valori vanno fatti vivere nell'impegno quotidiano. Beh, probabilmente si metterebbe a uno degli ingressi a chiedersi, col cappello in mano sicuramente. Spesso era al teatro comunale, alla sera, quando c'erano gli spettacoli, lui non si tirava mai indietro per chiedere, diciamo, l'offerta per i suoi assistiti. Mio papà era molto legato a lui e padre Marella stava fuori dal Duse e dal comunale, e allora gli portavamo la zuppa imperiale calda. Mio papà mi metteva di dietro con la pentola, con la zuppa imperiale, una scodella, poi andavamo davanti al comunale o al Duse e gli davamo al padre questa zuppa che lui mangiava, e quindi io l'ho conosciuto proprio in quell'occasione lì. Poi oggi sono impegnato anche nell'opera da diversi anni, perché per me è sempre stato un punto di riferimento. Mio padre ce l'ha sempre fatto vedere in famiglia come un esempio da perseguire sulla carità, quindi un vero bolognese, il prete dei poveri che a noi giovani di quei tempi ci ha educato in quel segno lì. Ho voluto partecipare perché ritengo una cosa molto profonda, ecco, della carità, molto profonda. Sono qui proprio per esprimere il riconoscimento di tutti i cittadini per Don Marella, per quello che ha fatto, per l'esempio che ci ha lasciato. Per me è una grande emozione essere qua, in primis come consigliere comunale delegato del sindaco della città di Venezia, ma anche perché nato a Pellestrina come padre Don Lino Marella. Quindi la sento dentro questa cosa fin da bambino, e voglio ringraziare tutti i cittadini che sono partiti addirittura dall'isola di Pellestrina, da Venezia, da Piazzale Roma, da Chioggia, con i pullman, con gli autobus fino qua. Quindi grazie di cuore a tutti i cittadini e le persone presenti, e grazie alla città di Bologna. Un prete che ha aiutato moltissimo per i ragazzi poveri, sempre stava in angolo della ogni, dentro la città di Bologna, e chiedeva dell'aiuto per aiutare per i ragazzi poveri, anche alla gente che ha bisogno. Sono molto contenta di questa festa e sono felice, non ho mai avuto un'occasione così neanche nel mio paese. Il suo grande messaggio di educatore, oltre che di insegnante, nell'impegno costante, quotidiano, nel dare un futuro anche alle persone, diciamo, che vivono ai margini della società. Non dobbiamo mai dimenticarci che tutti hanno diritti, che tutti hanno diritti non solo a vivere il presente, ma anche avere
la possibilità di immaginare di poter realizzare il proprio progetto di vita e quindi di avere un futuro. Vedevo Padre Marella ovunque e faceva effetto perché vedevi questa persona con la barba bianca che sembrava un barbone e poi vedevi i frutti che dava e come veniva trattato dalle persone. Poi ho un ricordo molto netto, non ho episodi specifici. È molto importante per noi essere qui oggi perché è una testimonianza forte per la nostra chiesa locale e siamo veramente felici di questo evento. Sempre affascinato questa figura perché per me è veramente francescana, ha sentito l'urgenza dei poveri, ha cercato di capire il mistero della povertà che si è riflessa nel Signore e che si riprende ancora nella vita di tutti i giorni tra la gente così. Questo uomo ha incontrato Gesù Cristo nei poveri, veramente. Penso che sia un giorno di festa, che è anche una bella coincidenza perché è anche la solennità di San Petronio, ma anche la solennità di San Francesco, patrono d'Italia e anche patrono del nostro istituto di piccole suore della Sacra Famiglia. Quindi penso che sia una bella concentrazione di santi che ci manderanno tante benedizioni. C'è un amore della città di Bologna nei confronti di Padre Marella perché è stato, come ha detto davvero Zuppi, è stato la coscienza di Bologna. Si metteva negli angoli anche quelli più vissuti, anche quelli più prestigiosi della città, anche quelli nei quali vivevano le persone più fortunate e portava attraverso la propria presenza silenziosa, lui portava il messaggio del sensibilizzare i cuori di tutti perché tutti potessimo essere una comunità e che quindi anche i più fortunati si ricordassero dei meno fortunati. Avevo anche un po' soggezione, se devo essere sincera, avevo un po' timore di questo uomo così, sembrava un po' ruvido, però i miei gli erano molto affezionati, quindi come tutti sono cresciuta nel culto di Padre Marella, tutti a Bologna, la nostra generazione tutta. Il messaggio di Padre Marella, il valore della carità non è mai così attuale come in questo momento e credo che ricordarcelo noi e farne tesoro, riscoprire la carità in questo momento sia molto importante. Il più bel ricordo che ho di Padre Marella è il mio papà, che da piccolo mi diceva sempre che secondo lui Padre Marella aveva il dono dell'ubiquità, perché lo trovava a fare l'elemosina in tutte le paie di Bologna. Mi diceva: lo trovo alla stazione, poi lo trovo in via Orefici, poi lo trovo sotto casa, e io ci credevo e adesso mi viene il dubbio che fosse vero.